a te e a tutti i cermi, benvenuti a Reggio Green in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Qualcuno di voi mi ha precisato che effettivamente Evil si pronuncia Evil, quindi grazie mille. Per cui di Evil Within 2 siamo qua di ritorno, ragazzi. Oggi mi perdonerete, ma purtroppo un pochettino di fretta perché più tardi ho delle cose importanti a cui non posso mancare. Per cui la volta scorsa, dopo aver visto delle cose veramente orripilanti che mi hanno lasciato totalmente pietrificata, ci siamo ritrovati qui. Abbiamo quindi scoperto che a quanto pare ci sono dei mostri anche qui. Abbiamo trovato una pistola, per fortuna. Possiamo sali, addirittura, wow, big fiesta. Ok, come l'ho detto, pensavo potessimo guardare all'interno, vedere se c'era qualcosa di utile, ma sembrerebbe di no. Seb, per cui ce ne andiamo. Seb, e eccoci qua, Union. Ci siamo, la cittadina che Kidman diceva è stata creata per mettere le persone al loro agio. Sicuramente lo sappiamo che scattare consuma energia. Direi di non farlo arrivare in rosso, perché se dovesse servirci. Non lo so che succede. Oddio, quello è un mostro, cioè si vede proprio in maniera totalmente palese. Ah, non ce n'è solo uno, attenzione. Oddio, sti poveracci! Oddio, aiutiamoli! Poverini, ragazzi! Oddio, no! L'ho preso! Ah. Madre mia, ragazzi! Cioè, qua è una vera... Alcuni sono ancora vivi, allora. Cazzo. Ah, ecco. Quelle cose sono dappertutto. Questo coso mi ha visto o sbaglio? Devo entrare per avere informazioni da quel tizio. Ok. Furtività e uccisioni silenziose, ecco. Non l'ho appena fatto. Attiva modalità furtiva con R3. I nemici reagiscono ai suoni. Muovendoti furtivamente i tuoi passi fanno meno rumore. X, uccidi i nemici ignari con un attacco silenzioso alle spalle. Perfetto. Non l'ho appena fatto, quindi immagino... Ah, non è morto. E non è morto. Che meraviglia. Davvero fantastico. Quindi non muoiono con un colpo alla testa. Questo è poco ma sicuro. Ok, allora facciamo un attimo attenzione. Questa possiamo prenderla, ragazzi, per lanciare le bottiglie, ovviamente, per distrarre i nemici creando un po' di rumore. Puoi equipaggiare le bottiglie nell'arsenale premendo L1. Dopo aver acquisito l'abilità spacca bottiglie, puoi usare le bottiglie per liberarti da alcune prese dei nemici. Fantastico, perfetto. Quindi sì, direi per ora di metterle qua nel menu veloce, anche se... Andate lì. Ah, questa è l'icona di allerta dei nemici. Quando i nemici avvertono la tua presenza, comparirà un'icona a forma di occhio nella parte superiore dello schermo. Quando sono certi della tua presenza, l'occhio si aprirà completamente. Quando i nemici vengono allertati da un rumore, compariranno icone a forma di onde sonore. Perfetto. Sì, però giratevi dall'altra parte, per favore. Fate finta che io non sia qui. Non ci sono assolutamente. Qua possiamo nasconderci. E qua c'è un'erba medicinale. Attenzione, ragazzi. Uccisione silenziosa di un nemico ignaro. Dove dovrebbe... Oh, merda. Era qua il nemico ignaro. Non l'avevo visto. Usa il fogname per nasconderti. Quando il tuo corpo cambia colore significa che sei nascosto. Perfetto, interessante questa cosa. Ammazziamolo, ragazzi. La nostra prima uccisione silenziosa. Dovremmo essere a posto. Ok, in mezzo all'erba però non vedo una cippa di niente. Ok, quindi possiamo sfruttare anche il fogliame per nasconderci. Questa cosa è assolutamente meravigliosa. Direi di prendere questa bottiglia. E ok, è lì che dobbiamo entrare. Attenzione, attenzione. Questo qua spero di riuscire ad ucciderlo silenziosamente senza che nessuno mi veda. Facciamo pian pianino. Sappiamo benissimo, ragazzi, che lo stealth non è il mio forte. Ecco qua, mira la testa. La testa. Vabbè, come non detto, prendi il mocciolello. Non ce lo facciamo. Siediti sulle sedie a rotelle presenti nei rifugi e in altri luoghi per potenziare le abilità. Dove dovrebbero essere? Dove dovrebbe essere adesso la sedia a rotelle? Io qui non la vedo, per cui
Vabbè, ci hanno dato comunque un'indicazione, per cui non c'è più ovviamente la postazione, ragazzi, quella tutta assurda da Tiziano Joy per poterci potenziare. Semplicemente sedie a rotelle questa volta. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Voi ovviamente, ragazzi, mi avete suggerito sempre di esplorare bene tutto. Oggi purtroppo sono un po' di fretta, per cui temo che andrò direttamente qui, ragazzi, dal nostro amico della Mobius. Amico, fammi entrare. Ecco qua, è chiusa, ovviamente. Oh! E fammi entrare. Ma che cavolo. Forza, coraggio, serve. Oh. Attenzione che arrivano. Oddio, ragazzi, questi sì che fanno paura. Oddio, santo. Forza, forza, forza. Ciao, amico. No, no. Speriamo che regga. Non è qui il party oggi, stai tranquillo. Allora, che possiamo prendere? Fumarci una sigarettina? Mi sa proprio di no. Qua c'è qualcos'altro di utile? Sembrerebbe proprio di no. Per cui, prima di andare in quel corridoio, direi che farò una visitina al cesso, perché avevo proprio bisogno. Ah, possiamo aprirlo allora. Ah, abbiamo aperto l'ok, giustamente. La cassetta del pronto soccorso. Qua c'è qualcos'altro in mezzo a ste taniche. Ragazzi, una pulitina al bagno per ogni tanto ci potrebbe pure stare, eh? Va bene, come non detto, allora andrò da questa parte dove si sarà ficcato il nostro amico. Boh, perché voi lo sapete. Che sta succedendo qui dentro, ragazzi? Vi avevo detto di aspettarmi prima di aprire gli alcolici. Piano. Non mi dica. Non Oh! No, avvicinarti! no, 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 non mi sparare, non mi sparare, sono un Ok, sta amico. calmo! Sono Seb, non mi Non conosci? sparare! Sono un amico. Non voglio farti del male. Ok. Vedi? Per carità, eh. Ma poi la riprendi quella, mi auguro. Abbassa la pistola. Sono dalla tua parte. Non sei della Mobius. No, però siamo Non amici. sarai una di quelle cose, ma non Ecco. significa che tu sia dalla mia parte. Te Hai pareva un ragione. Non malfidato? lavoro per la Mobius, ma sono stati loro a mandarmi. Hai visto quei mostri là fuori, vero? Purtroppo sì, Ciò amico. che possono fare. Sì, l'ho Sì, le ho visto. viste. Hai avuto la fortuna che il tuo partner si sia sacrificato per farti scappare. Infatti. Non era il mio partner. Era solo un membro della sicurezza di Union. Vabbè, uno si è Proteggermi sacrificato per era il suo salvarti. lavoro. Il mio è risolvere problemi tecnici. Ok. Morire qui dentro va oltre le mie mansioni. Non sono un soldato, sono solo un tecnico. Lo so. Sì, ho letto il tuo schedario, Fermo! amico. O No, no, sparo! no, 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 no! Ecco, si vede che non sei un soldato. Devi avere più sangue freddo, amico. Un soldato avrebbe tolto la sicura. Infatti, tu non la sai manco usare questa, Te l'ho figurati. detto, sono dalla tua parte. Dai, diventiamo amici. Proviamo un'altra volta. Sono Sebastian No, Castellanos. Seb Castellanos. Ah, c'è un punto per salvare lì, fantastico. Sono O'Neill. Ok, O'Neill. Piacere, O'Neill. Liam O'Neill. Ah, Liam, ok. Piacere, Liam. Non sei della Mobius, ma ti hanno mandato qui. Perché? Sto cercando di ripristinare il nucleo. Come te. Ah, Manteniamo il sì? Beh, in segreto, bocca al lupo. eh? Io ci rinuncio, me ne starò qui in attesa dell'estrazione. Non possono Se... tirarti fuori. Almeno fino a quando non trovo Lily. Chi è Lily? Senti, siamo tutti bloccati qui finché Sapessi. non troviamo il nucleo. Puoi aiutarmi? Se mi stai chiedendo di seguirti là fuori, puoi scordartelo. Ci Questo è un avrei rifugio, giurato. perciò me ne sto qui, al sicuro. Ma Ok. forse ho una pista. Ho rilevato dei segnali sulla stessa frequenza del nucleo. Ah, sì? Li stavamo cercando, ma ci hanno attaccati. Tieni, ascolta. Sembra una bambina, vero? Ma scusa, è rimasta piccola? Non sono passati tipo anni? Era lei? Il nucleo? Credo di sì. Ma da quando siamo qui ho rilevato un sacco di segnali strani sul comunicatore. Per saperlo bisogna rintracciare la sorgente. E Bene, come come faccio? facciamo? Anche il tuo comunicatore può farlo. Ah. Appena uscirai, lo vedrai. Passerai
probabilmente rileverai anche altri segnali. Potresti seguirli per scoprire cosa... No, prima il nucleo. È l'unico modo per uscire da qui. Come vuoi. Sincronizziamo i comunicatori. Così ti avverto se trovo qualcosa. Sincronizziamo gli orologi. Sì, ok. Male non fa, credo. Beh, no. In fondo siamo amici, no? Ok, è appena iniziato il capitolo 3, risonanze. La missione, velo esterno, usa il comunicatore per rintracciare la voce di bambina. Quindi siete qui dentro già da una settimana? È passato così tanto. Merda, il tempo vola qui dentro. Dovrebbe essere un passeggiato, un lavoro veloce. Certo, a casa è quello che vi hanno fatto credere. Ma non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Che vuoi dire? A volte capitano cose strane quando il nucleo si impalla, ma... quello perché che succede qui va ben oltre. Testa. Questo posto è del tutto fuori controllo. Ma dai, davvero? Abbiamo non usato l'emettitore di campo stabile, ma non funziona come previsto. Cos'è l'emettitore di campo stabile? Se la Mobius ti ha mandato qui, dovresti conoscere queste cose. T'ho detto che non sono della Mobius. Oggi è su Giuseppe e Maria. Allora, rifornimenti? Fuori è più pericoloso di quanto mi aspettassi. Sai dove posso trovare armi e rifornimenti? Sì, ti stavo per dire di un segnale, ma non mi hai lasciato finire. Scusa. Bene, ti ascolto. Ho sentito due membri della squadra di sicurezza della Mobius parlare di depositi di armi. Puoi provare a seguire il segnale. Perfetto. Forse possono aiutarti. Ci penserò. Ok, grazie. Amico, sono solo. Mi servirebbe un po' di protezione. Ma perché? Forse se non avessi lasciato morire la tua scorta. Non importa. Imposto il segnale sul tuo comunicatore. D'accordo, poi fai come grazie. Credi. Non mi interessa. Ah, non ti interessa, eh? Va bene, inizio missione, segnale ribelle. Ah, minchia, ci sono pure più missioni, ma è pazzesco. Vabbè, scusate, fatemi dare un attimo uno sguardo. Indaga sulla risonanza Mobius. Diamo uno sguardo a questo rifugio. Ragazzi, qua c'è un posto per salvare, ovviamente. Qua cosa c'è che luccica e straluccica? Ok, parti di armi. Vari componenti utili che puoi usare per potenziare le armi a un banco da lavoro. Perfetto, quindi avremo un banco da lavoro per potenziare le nostre armi. Suppongo che sia questo. Usa i banchi da lavoro per creare munizioni, oggetti dei componenti e per potenziare le armi consumando parti di armi. Perfetto, vediamo un attimino se possiamo già dare una certa scossa alla nostra pistola. Sì, Seb, dai, non fare tanto il dubbioso. Sei in un videogioco, per la miseria. Dovresti saper fare queste cose. Potenziamento armi, allora. Abbiamo 10 parti di armi. Ah, ok, ragazzi, hanno migliorato, tra virgolette, anche il sistema di crescita personale, tra virgolette. Abbiamo la pistola, ovviamente. Possiamo migliorare la cadenza di tiro, la capacità di munizione, il tempo di ricarica, la potenza di fuoco. Direi che migliore... Ah, minchia, mi servono 90 pezzi per migliorare sta cosa. Ma siamo impazziti. Madonna, ragazzi. Ma sono tanti, eh. Vabbè, ok, come non detto, vorrà dire che ci ripasseremo. Seleziona l'icona creazione improvvisata nell'arsenale per creare oggetti senza utilizzare banchi da lavoro. La creazione improvvisata consuma più risorse rispetto alla creazione tramite banco da lavoro e non sarà possibile potenziare le armi tramite la creazione improvvisata. Creazione improvvisata non può essere assegnato come scelta rapida. Ok, quindi ce l'abbiamo qua. Allora, apriamo questo. Ogni rifugio contiene un contenitore di rifornimenti che si riempie con il tempo. Torna a rifornirti quando sei a corto di risorse. È interessante questa cosa. Quindi ogni tanto comunque si aggiungono rifornimenti. Questi non possiamo prenderli. La siringa sì che possiamo prenderla. Macchine da caffè. Bere un caffè ripristina interamente la salute. Le macchine da caffè riempiono automaticamente un'altra brocca, ma il processo richiede un po' di tempo. Allora, questa cosa pure è carina, ragazzi. Direi di bere il caffè, tanto comunque ci manca un pochettino di salute. È geniale sta cosa, mi piace. Cioè, molto, molto particolare, direi, come metodo. Comunque, per potenziare le nostre abilità, ancora niente, ragazzi, eh. Ci voleva. Assolutamente, Seb. Ci voleva proprio Seb. Sono totalmente d'accordo con te, Seb. Allora, qua abbiamo altri pezzi. Vabbè, sedie a rotelle, ragazzi, io qua non ne vedo. Quindi comunque non possiamo potenziare le nostre abilità, almeno per adesso. Per cui direi di salvare la partita. Ecco fatto, perfetto, Seb. Non ci resta che andarcene via. Va bene, direi di procedere, ragazzi. Tanto qua non credo che abbiamo altre cose da fare. Per cui, oh mio Dio, interessante, questo corridoio proprio si preannuncia, direi, meraviglioso. Tiziana Giulio,
ci posso credere! Che diavolo era? Era Tiziana Joyce, ma non mi dire che non te la ricordi, dai! Oddio, guardiamo all'interno dello specchio, ragazzi. Cioè, se c'è pure Tiziana Joy, è la fine del mondo. Ah, vabbè, qua però siamo nella nostra stanza, ok? Perché siamo tornati qua, scusa tanto? Tiziana Joy. Ah, ecco la sedia a rotelle. Tizia Joy, sei proprio tu, oddio. Sono felicissimo di vederti, anche se solo di spalle, eh. Abbiamo reminiscenze del Beacon, vero? Del Beacon Hospital. Certo che ce le abbiamo. E chi non ce le avrebbe, insomma, va bene. Ok, è abbastanza angosciante questa cosa, però vabbè, l'importante è che fu Gesù, Giuseppe e Maria. Che sta succedendo adesso? Cosa diavolo? Ehi! Ma scusa, io sono venuta qua solo per potenziare. Tiziana Joy! Che piacevole sorpresa. Bentornato. Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Potrei farle la stessa domanda. In ogni caso è bello vedere un volto familiare. Oh, altrettanto. Anche se quel volto ha visto troppo orrore. Già, vedi tu come mi capisci, Tiziana Joy. La vedo stanco, detective. Ma posso aiutarla a tornare in forma? Ma che è una proposta zozza, no? Proprio come un tempo. Esatto. Perfetto. Che cosa fantastica, ragazzi, ci hanno rimesso Tiziana Joy. Allora, poi abbiamo a disposizione combattimento, furtività, il recupero della salute, la salute e l'atletica, energia e illusione. A questo punto partire direttamente con la salute, sempre che il gel ci basti a potenziare qualcosa. Cioè, i miei dubbi a sto punto. Vediamo un po' con l'atletica. Si parte da un minimo, ragazzi, di 1500. Guardate un po' che culo. Il minimo è 1500. Io ho 1400. Caso ha voluto che ho 1400. Ah, vabbè, questo sì. Abbiamo qui 1000, ma la mano ferma riduce l'oscillazione del mirino delle armi da fuoco. Adesso mi interessa poco, sinceramente. Quindi direi di uscire. E come non detto, direi di andarcene, ragazzi. Tiziana, già è stato un piacere vederti, ma oggi direi che ho una certa fretta, per cui... Perché si aprono le porte da sole? Oh mio Dio. Ah, ok, perché qua possiamo uscire. Gattino amicioso, vabbè, ti saluto un'altra volta. Andiamo via, ragazzi. Comunque una buona parte di voi mi ha consigliato, tra virgolette, di fare episodi da 40 minuti. Non penso di poter mantenere questa promessa oggi, ragazzi, perché come vi ho detto purtroppo ho una certa fretta. Ok, usa il comunicatore per rintracciare la voce della bambina, perfetto. Come lo uso il comunicatore? Oh mio Dio. Ok, vediamo se rilevo quel segnale. Fantastico. Ok. Allora, quando il comunicatore è a portata di un punto di risonanza, nell'angolo superiore sinistro dello schermo apparirà un'onda. Punta il comunicatore in varie direzioni per captare il segnale e agganciarlo. Ok, quindi quando diventa... Ok, proviamo così. Sembra lontano, ma è l'unica pista che ho. Dio, spero che sia lì. Quando un segnale viene agganciato, il comunicatore mostra la direzione e la distanza relativa del punto di risonanza. I punti di risonanza agganciati vengono successivamente mostrati sulla mappa. Perfetto. Per cui dobbiamo andare di qua. Equipaggio, ok, ripone il comunicatore. Perfetto. Rintraccia la voce della bambina usando il comunicatore. Non ci resta che... Oddio santo. Ma ci può mai essere un attimo di pace? Direi. Forse no, non mi è concesso. Benissimo, si sta sgretolando anche questo mondo. Bene, ammazza le zolle come vanno giù. Fantastico. Che c'è adesso? Ma che diavolo. Ti prego, niente sorprese. Se Union continua a cadere a pezzi, non rimarrà molto da cercare. Devo trovare il segnale. Mio Dio. Sì, Seb, hai ragione, Seb, il segnale non veniva di qua, tipo... Ok, dovrebbe essere da questa parte. Aspettate un attimo che qua
C'è una casa, c'è un ufficio informazioni qua e ci sono cose da prendere. Allora, qua c'è un'erba, perfetto. E qua possiamo entrare, non so se è una buona idea. Sinceramente, entrare qua. Qua non c'è niente, suppongo. Sperando non ci siano brutte sorprese, sinceramente. Qua c'è un file. Cosa sarebbe? Ok, opuscolo il benvenuto a Union. Perfetto, adesso non ho tempo di starlo a leggere. Union, la tua nuova casa. Interessante, sicuramente. Posso entrare qua? No, è chiusa. Come non detto. Sebo, perché vai così, così gobbo in giro? Dai, non avere paura. Qua c'è un'altra erba, direi di prenderla e di uscire. Ah, aspetta, qua c'è un'altra cosa. Perfetto, polvere da sparo, interessante. Possiamo andare via e provare a seguire il segnale da fuori, ragazzi, da questa parte. Se è la direzione giusta, non so se potremo andare di qua, sinceramente. Oddio. Sento dei suoni bruttissimi, sinceramente. Ok, devo andare più a sinistra. Qua c'è niente, sembrerebbe di no. Vediamo un po' se sto andando verso la direzione giusta. Mi auguro di sì, ovviamente. Ok, più a destra. D'accordo, qua ci sarà qualcosa. Oh mio Dio. Ecco, ma perché ci sono entrata? Dico io, no? Farmi fattacci miei. Ah, la concia tua madre! Vaffan, eh? Ecco, allertato gente, vero? Ci avrei giurato. Guarda caso. Vabbè, prendi il mocciolo e vediamo cos'altro abbiamo qua. Cos'è sta a fare? Tubo di metallo, un pezzo di tubo d'acciaio. Questo componente può essere usato per creare oggetti utili. Non vale molto come arma. Hai le pistole, ovviamente c'era scritto. Perfetto, non credo ci sia altro. Direi di darci da fare per uscire, sperando non ci siano tante sorprese. Il segnale comunque portava di qua. Vediamo un po'. Ok, direi di andare un attimino furtivi, ragazzi, perché mi sa che c'è gente qua. Infatti ce n'è uno lì. Hanno migliorato anche il sistema di furtività, ragazzi. Oddio, qua c'è qualcosa che luccica. Io direi di non perdercelo, anche se andare verso il nostro amico non è molto incoraggiante. Ecco qua, munizioni fucile a pompa. Posso ammazzarlo così? Dimmi di sì, ti prego! E dai! Che ho premuto! Ma porca pupazza! Oh! Ma non posso. Non c'è una mossa per fare una capriola, qualcosa? Ma che cavolo! Ok, avete visto, ragazzi, che abbiamo usato la bottiglia per difendere. Oh! E muori però! E che cavolo! Ecco, sta arrivando altro. Sta arrivando qualcun altro. Mamma mia, ragazzi. Ma che cavolo. Non lo so, non lo so cosa ho fatto. Fatto sta che devo andare più di qua. Vediamo un po'. Sti posti proprio incoraggianti, eh. Sicuramente. Tu hai intenzione di alzarti? Indaga. Questa come caspita l'altra. Ah, minchia. Minchia, una catena del genere col coltellino, è fantastico. Vabbè, apriamo qua. E questi lunghi chiodi di acciaio inossidabile sono il tipo comunemente usato nella costruzione di edifici. Questo componente, ok, può essere creato per cioè può essere utilizzato per creare oggetti utili. Questo componente può essere usato per creare oggetti utili, polvere fumogena. Ah, genera una nube di fumo quando viene incendiata. Wow, interessante. Prendiamo anche questi e direi di dirigerci verso il segnale, ragazzi, perché vi ho detto, oggi purtroppo non ho molto tempo da perdere. Ecco qua, che c'è mo? Si è aggiornato. Ok, dovrei andare verso di qua, ma qua è tutto chiuso. Ah, ok, posso scavalcare, perfetto. Cedar Avenue. Sarà di qua che devo andare, mi auguro di sì, sinceramente. Vediamo un po'. Ah, qua non c'è passi, non sei abbastanza magro, vero Sebastian? Vero Seb, anzi, semmai, scusami, perché ti ho chiamato Sebastian? Non ho la minima idea. Ok. Verso lì, ragazzi, forse è quella casa lì. Cosa c'è qua dentro? C'è qualcosa? Mica mi mette a rovista pure dentro la spazzatura, Seb. Mazza, siamo messi proprio bene, direi. Oh, minchia, questi di sicuro si alzano, vero? Minchia, che è successo qua? Oh,
Madonna, è casino. Ecco, pessima idea, vero? Perché questi sono tutti mostri, ragazzi. Li vedo già dagli occhi che sono tutti mostri. Cosa abbiamo qua? Oh, e questo? Cos'è? Dardi scarica elettrica. Questo dardo per palestra sprigiona corrente elettrica che stordisce e può atterrare anche nemici vicino al bersaglio. Ah, perfetto. Scatole defusibili fuori uso. Fornisci temporaneamente energia alle scatole elettriche fuori uso colpendola con i dardi di scarica elettrica dalla balestra. Balestra che purtroppo io non ho. Quindi, cioè, non ho la minima idea di come risolvere questo problema. Oddio, questo che caspita c'ha? Oddio santo, ragazzi. Ma cos'ha? Oddio, fa schifo sto coso qua. Oh, ecco qua. Oh, siamo a posto adesso, ragazzi, eh? C'è proprio una vera e propria invasione. Quell'affare lì fa schifissimo, va bene? Fa schifissimo. Ammazza. Seb, ma che cazzo fai? Oh, ma non c'è un modo. Oh, merda. Questo c'è una... Ma non c'è un modo per... Oh, ma che cazzo... Seb! Cioè, ragazzi, no, non c'è un modo per fare una capriola, qualcosa, una schivata. Cioè, non è possibile così, oh. Ma che veramente stiamo a di... Ma, oh. Vabbè, no, raga. Così se può, senza... Dico io, se... no, se... no, 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 no. Cioè, questa è la modalità facile. Mi si è interrotta pure la registrazione. Questa è la modalità facile. Io sono senza parole, ragazzi, eh. Cioè, non c'è un modo per schivare. Ma che veramente. Oh! E mo mi incavolo, però. Oh, è pure furbo. No, 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 non ho la minima intenzione di morire adesso, eh. Che ce sto. Ce sono. Ce sono, ce sono. No, non è manco qua. Vabbè, come non detto, ok. Sì, però muori pure tu. Che palle. Cioè, ragazzi, è indecente sta cosa. Ok, dovremmo essere vicini. Dov'è la fonte? Ah, è qua. Non l'avevo vista. Ok, ragazzi. Ok, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. Non ho più tempo a disposizione per oggi. Indagheremo sulla fonte della voce di Lily la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Lobdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!